Gli uomini della squadra anticrimine del commissariato di Forte dei Marmi hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita alle rapine di orologi di pregio di marca Rolex nel territorio versiliese. L'indagine della durata di 6 mesi ha portato gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi fino a Napoli, ha consentito di sgominare una banda di criminali partenopei che operava nel fine settimana non solo in Versilia ma anche nel nord Italia. Tutto è partito dall'arresto di Raffaele Lo Sberro, 25 anni, avvenuto il 26 febbraio del 2017 a Marina di Pietrasanta, quando l'uomo ha aggredito un pensionato di 70 anni mentre passeggiava in spiaggia, al quale gli ha rubato l'orologio Rolex Daytona del valore di 40.000 euro. Da lì è iniziata l'indagine, come conferma Nicole Fetto, dirigente del commissariato di Viareggio. È stata un'indagine complessa che ha coinvolto tutti gli operatori del commissariato di Forte dei Marmi, sia gli operatori di volante che della squadra anticrimine fino alla polizia scientifica, e che è stata appunto portata avanti sia con metodi tradizionali di indagine che con i più sofisticati metodi tecnologici, e che ieri appunto ha portato all'esecuzione delle misure cautelari e che sono state eseguite proprio a Napoli dagli operatori del commissariato. Si è arrivati all'identificazione di altri 3 complici, 2 uomini e una donna: Cristian Mirra, 23 anni, Alessandro Ruggero, 32, Arianna Bianconspino, 26 anni, incensurata. Tutti agivano in concorso tra loro, napoletani, erano pendolari del crimine e venivano in Versilia e nelle altre località nel fine settimana per mettere a segno questi colpi. L'operazione è stata molto importante da parte della polizia di Forte dei Marmi, che ha utilizzato sia i metodi tradizionali di indagine con appostamenti, sopralluoghi, pedinamenti e attività tecnica della polizia scientifica, che ha portato sicuramente a un risultato importante.